finalmente sulle piste. Dopo una stagione e mezzo di magra ci voleva proprio. Mi hanno controllato tutti i punti necessari, il Green Pass. Natale, settimane bianche sugli sci. Dopo il lungo stop causa Covid, la montagna italiana punta alla ripresa economica e turistica. Siamo ottimisti e passeremo da un migliaio di residenti normali che vivono qua a Sestriere a 20-30 mila presenze per le vacanze di Natale. Gli alberghi sono pieni, al momento non ci sono grosse disdette e anche le seconde case hanno un numero di presenze ottimale. No, non si temono chiusure, basta. Lo slogan della Via Lattea è sciare senza confini. Sì, noi abbiamo 300 chilometri sul territorio italiano e 100 chilometri su quello francese. Da metà gennaio in poi arriviamo all'80% di clientela straniera e il 50% sono inglesi e non francesi. I numeri sono addirittura superiori a quelli delle passate stagioni. Signori, indossiamo la mascherina! Code alle casse e gli impianti. Noi siamo abbastanza organizzati, però tenere a bada tutti non è molto facile. Rischio assembramenti non solo sulla neve, regole più stringenti per le festività natalizie in diverse regioni e città d'arte. Per Capodanno annullati il concerto romano a Circo Massimo e i tradizionali eventi in piazza a Napoli, Bologna, Milano, Torino, Palermo. Venezia. L'Italia resta assolutamente una meta ambita e non soltanto per i turisti italiani ma anche per i turisti stranieri. Ci sono più di 9 milioni di italiani che stanno prenotando per le vacanze di Natale. È chiaro che con la situazione epidemiologica c'è un certo numero di annullamenti ma che è comunque limitato e quindi siamo ottimisti sulle prossime settimane.